ho ripreso il discorso della carta, dei diritti e dei doveri, sottolineo anche i doveri perché anche nel cittadino extracomunitario a volte questa cosa gli passa sopra, proprio va sottolineata. Però l'opportunità per mettere in evidenza alcune situazioni rispetto alla convivenza, all'integrazione, può vivere tranquillamente all'interno della realtà, però sullo stesso piano a pari livello. Per cui questo può essere un momento, mi viene in mente anche quando diceva Serra, il sindaco di Curno, va contestualizzata, è vero, ma sto pensando, mediamente tutti gli anni incontriamo i diciottenni, per cui potrebbe essere quello lì il momento dove rivendicare questo aspetto. La maggiore età non coincide sempre con, però si può creare attorno a questo progetto. Io li incontro solitamente con il gruppo giovani del paese e mi viene in mente che con il gruppo giovani potremmo lavorare. Stiamo facendo un percorso di integrazione con un gruppo particolare e credo che si infili bene questo aspetto, un percorso di questo tipo. Però si riesce molto bene, secondo me, a sfruttarlo, ma in senso positivo. Cioè non gli è tutto dovuto. Gli sono dovuti i diritti, ma loro devono i doveri. E su questa cosa bisogna lavorare, se no è chiaro che emergono i problemi dove si va a dire sostanzialmente questi gli ha dovuto tutto, dobbiamo stare, credo di no. Ma credo che in questo senso a volte forse sbagliamo noi, o abbiamo sbagliato in passato facendo capire che poverini questi, no, poverini va bene fino a un certo punto, però correttamente per controllare. Qui credo che insomma va colta come opportunità per rimettere in discussione, per mettere in evidenza alcuni fatti positivi.